Ciao Giampaolo, bentornato, buona serata. Oggi abbiamo appunto 7 di dicembre e a gran richiesta mi hanno chiesto di parlare di Friedrich Nietzsche, un filosofo a mio avviso non molto compreso, e diciamo anche lui era già critico, per me per certi versi, contro il sistema. Tra l'altro voglio ricordare che Nietzsche ha vissuto anche per un certo periodo di tempo in Italia, esattamente a Torino, dove c'è una lapide che ricordo dove abitava. Ecco, il filosofo che è molto legato a, diciamo, al nazionalsocialismo tedesco, dove lui, anche lui, cioè, patrocinava, diciamo, l'uomo superiore, tutto quello che vogliamo. Comunque, ti lascio subito la parola per entrare subito nel vivo di questa discussione, anzi, questo diciamo, argomento, quanto per me, diciamo, è un po' impegnativo, sostiene certe discussioni, ma ripeto, è importantissimo dare una giusta collocazione a questa figura, a mio avviso, per quello che ho potuto studiare, perché, ripeto, non è proprio compreso in modo, diciamo così, corretto o, se vogliamo dire, onesto da parte degli esperti in materia. Prego. Grazie Ubaldo della premessa. Bene, parlare di Nietzsche in via generale posso metterci un paio di minuti, ma bisogna entrare nel merito di tutto quello che è stato lo svolgersi del suo pensiero, che era soprattutto un pensiero critico, una rovente critica in tutta l'impostazione filosofica e della pratica della coscienza, autocoscienza. E della pratica filosofica a partire dall'antica Grecia, perché lui aveva studiato anche filologia, quindi era un esperto filologo e soprattutto in greco antico, conosceva molto bene i tragici greci e soprattutto amava i presocratici. Chi erano i presocratici? Erano i filosofi che precedono Socrate, cioè Talete, Anassimene, Anassimandro. Ed erano tutti personaggi che non si sono, nonostante la Grecia fosse la culla del mito, il mito, i filosofi presocratici non si sono mai ispirati al mito, cioè alla grande mitologia della Grecia, va bene? L'Olimpo, gli dei, eccetera, tutte le cose, eccetera. Hanno sempre cercato di fare un'indagine filosofica. Una indagine che potesse partire dall'esperienza dialettica, ma anche dall'esperienza diretta, cioè dalla pratica dell'osservazione, per poi passare alla deduzione, insomma. Ecco, quindi arriviamo a conoscere quella che è stata la grande studio dei primi filosofi presocratici, che orientavano la loro ricerca sulla natura, perifiseos, che in greco antico vuol dire sulla natura. Cioè cercare l'archè di tutte le cose nella natura, perifiseos. Io so anche il greco antico perché l'ho studiato a scuola, dopo il greco antico. Beh, stando nel Salento qui sono dei. Adesso mi trovo nella culla della Magna Grecia e sono così contento di starci e sono esule da Roma ormai da parecchi anni. Roma bellissima, cara, grande, bella, stupenda creatura, Roma, infestata dai parassiti, da milioni di parassiti di tutti i colori, dove non c'è più etica. L'ethos, ecco. Che cos'è? Che c'era una critica anche avversa all'ethos. Che cos'è l'ethos? Da quello del quale deriva etica, cioè la morale, da parte del grande Friedrich Nietzsche, il quale non ha passato alcuni anni a Torino, ma li ha passati anche a Rapallo. Rapallo. Non ti vedo più, sei immobile, ti sei Sono qua, dimenticato. sono qua. No, io non mi vedi più, cavolo, sono qua. Rapallo. Beh. Dunque, ti dice, innanzitutto, ci sono stati la creazione di molti equivoci, perché molta gente lo ha travisato e frainteso.
Molti dicono che lo stesso Mussolini e lo stesso Hitler non avessero ben capito, perché a loro interessava la figura espressa così, l'idea del superuomo, equivocando effettivamente su quello che era l'intenzione di Nietzsche. Il superuomo è l'oltreuomo, non è il superuomo come Superman, attenzione, dica Battaglione. Scusami, devo dire, io non credo che Hitler l'avesse capito, perché c'è un episodio storico importante, che questa notizia importante che ti do in proposito. Quando Mussolini fu destituito il 25 luglio 43, per il 29 luglio, che era il compleanno del Duce, che compiva in quell'anno 60 anni, Hitler gli fece avere l'opera omnia di Nietzsche. Sì, lo stavo dicendo. Ecco, brava. E che poi purtroppo chissà che fine ha fatto questa. Chissà che fine ha fatto, chi se l'è presa. Ma io già posso immaginare chi. Vai avanti. Però sarà presa qualche partigiano. No, no, siamo nel 43. I partigiani sono lontanissimi da venire. Vabbè, allora non i partigiani. Andiamo avanti. Non fammi vomitare che oggi è sabato. Io sono convinto, e questo l'ho anche appurato perché ho fatto molti studi, a parte il fatto che poi quando mi sono laureato pure avevo fatto una tesi appunto su Nietzsche, che poi ho dovuto sostituire con un'altra in sede di esame di tesi di laurea. E comunque mi è sempre piaciuto Nietzsche, e quindi molti osservatori, molti critici, soprattutto italiani, ma anche americani, dicono che effettivamente, cioè, sia Hitler che Mussolini avevano frainteso il significato del superuomo inteso da Nietzsche, bene? E perciò invece non è proprio così, perché Mussolini conosceva bene che cosa vuol dire essere oltre uomo. In senso heideggeriano, direi che oltre uomo è quello che va oltre la linea, quello che pensa l'essere. Attenzione che devo essere un pochettino forbito nel linguaggio, perché si sta parlando di filosofia qui, eh? Ho capito? Ci siamo. E spero che la gente che ha voluto sentirmi mi senta, che siano insomma sempre un nucleo abbastanza forbito, insomma, di persone. Dico, va bene, dai. C'è gente che ci serve con qualità, prego. E quindi non bisogna disconoscere anche il fatto che lo stesso Hitler era abbastanza informato sulle vere ragioni e conosceva molto bene, anche perché aveva letto tutte le opere scritte da Nietzsche, a cominciare da Al di là del bene e del male, Così parlò Zarathustra, eccetera, eccetera, per arrivare poi alla esposizione del nichilismo in un altro lavoro, in tanti altri lavori che ha fatto, ma a cominciare anche dalla nascita della tragedia. Bene, diciamo che Nietzsche, quindi, oltre a essere stato incompreso, però è stato una pietra miliare che ha posto la critica avversa a quello che era la filosofia del passato, e anche ha improntato anche la filosofia successiva, la filosofia dell'avvenire. Tanto è vero che proprio in quel periodo trionfava il positivismo, cioè la filosofia doveva essere una scienza, ma la filosofia non è una scienza, la filosofia è un modo di conoscere la realtà e di formarsi la coscienza, la propria coscienza individuale, che può anche essere universale, perché c'è sempre il richiamo ad una unità. E questo superuomo vuol dire che è l'oltre uomo, perché noi, come hanno detto molti filosofi, posso citare anche Giordano Bruno, e posso dire che lui ha scritto che l'uomo è stato collocato qui, ma non è di qui, cioè è messo su questa terra, ma l'uomo non è di questa terra. Quindi c'è la capacità di pensiero, la capacità di intuire, l'intuizione. Tanto è vero che lo stesso Heidegger, fatemi fare questa piccola digressione prima di arrivare a leggervi, seguendo appunto quello che è l'indicazione dei miei appunti che ho fatto più di 40 anni fa oramai. Però anche perché devo spiegarvi, ma non arriverò a darvi un'idea generale di quello che è stata l'impostazione della filosofia di Nietzsche, però è sempre stata un punto di riferimento, e quindi è una pietra miliare nella storia della filosofia. Guarda caso è un tedesco, nato nel 1844,
a soli 24 anni è diventato professore nell'Università di Lipsia, dove insegnava appunto filologia greca. Se voi ricordate, un grande estimatore di Nietzsche è stato anche Martin Heidegger, il quale sulla sua baita di montagna nella Foresta Nera, sul legno esterno, ha fatto scrivere una massima di Eraclito. Uh-huh. E in greco funziona così, si pronuncia così: Tadepanta oiakizei keraunos. Significa? Tutto governa il fulmine. Ah, che cos'è? Per trasposizione metafisica, il fulmine è l'intuizione. Ah, da dove nasce il progresso? A dove nasce il progresso? Bella domanda. Dall'intuizione. Ta de panta o iachissei keraunos. Ta de panta. Panta vuol dire tutto. O iachissei keraunos. Eraclito è anche quello del pantarei. Tutto scorre. Vai, vai. A me mi piace ne parlare di filosofia. Vi piace o non vi piace? Sono anche romano quando voglio, eh? Siamo per le battute. Bene. Siamo seri. Si può però individuare sin da adesso, da questo inizio, da quello che è il primo pensiero di Nietzsche. La sua abilità polemista. L'aspetto cruciale delle riflessioni nietzschiane nell'attacco mosso al concetto di coscienza. Che cos'è la coscienza? Ma è la sua coscienza che ci va di mezzo. Attenzione, non è quella la coscienza. Coscienza è il sapere che noi abbiamo dentro, che lo utilizziamo per agire. Coscienza, ma sulla base etica e morale. E qui c'è un contrasto anche nella morale dell'epoca, perché è contro la cultura e la morale dell'epoca sua. Nel suo rifiuto della centralità della coscienza come luogo privilegiato della certezza filosofica, Nietzsche non è privo di precursori nel suo stesso pensiero dell'Ottocento ed era entusiasta estimatore di Schopenhauer. Sapete chi è Schopenhauer? Insieme a Kierkegaard formava una coppia di critici di quella che era stata il criticismo kantiano di Kant, no? Criticismo kantiano, quindi nel pensiero occidentale fu una svolta Immanuel Kant, no? E con questo arriviamo a essere, ed era anche un grande critico, lo stesso Nietzsche criticava Hegel, l'idealismo di Hegel, no? La dialettica hegeliana, tesi, antitesi, sintesi. Bene, devo procedere con gli appunti comunque, perché sennò facciamo tardi. Allora, sia Schopenhauer che Herbart era un altro filosofo dell'epoca, avevano rifiutato l'io cosciente come punto di partenza e fondamento del sapere filosofico. L'io cosciente, l'io che ha coscienza di se stesso, ma che sa, che esplora, che ha di fronte la realtà fenomenica, fenomenologia. Allora non c'era ancora, la fenomenologia è venuta dopo. Va bene, soprattutto con Heidegger, Martin Heidegger, Husserl e tutti i tedeschi naturalmente. Ricordatevi che la culla della filosofia della fine dell'Ottocento, primi del Novecento, è stata proprio la Germania. Sì, la della filosofia. Cominciare da Kant, 1700 Arotti, il grande Immanuel Kant, certo, ma sicuro. Critica della ragion pura! Lo volete vedere? Ce l'ho qua, è un testo che ogni tanto leggo e rileggo. Perché fa sempre bene leggere queste cose, anche se poi non vedo l'ora di dedicarmi a questa lettura. Guarda,
ma veramente la serenità e la capacità di farlo, che è molto importante, lo sento proprio io da dentro di me, questa voglia di leggere, di approfondire e studiare. Allora, avevano un fondamento del sapere filosofico, i fisiologi e gli psicologi di scuola positivistica. Il positivismo sapete cos'è, no? Lo sapete, Comte, eccetera, il positivismo. Avevano cominciato a indagare i fenomeni della coscienza con criteri quantitativi, cioè Darwin, pur non trattando direttamente la questione, aveva posto le basi per una considerazione della coscienza e del pensiero in termini evolutivi, l'evoluzione, no? L'evoluzionismo di Darwin, come risultato della selezione naturale e come uno strumento di sopravvivenza e di affermazione della specie umana. Marx, infine, sin dalle sue opere giovanili, aveva posto l'accento con decisione sui condizionamenti sociali della coscienza. E da qui è nata anche quella porcata che si chiama sociologia. Friedrich Nietzsche però non si limitava a relativizzare la portata della ragione e del pensiero cosciente. Il suo attacco è ben più radicale di quello condotto dai pensatori precedenti, in quanto mette in dubbio la validità di concetti come io e coscienza, ponendo in discussione la stessa nozione di soggetto. Madonna, com'è difficile, Pucciarelli! Chi è il soggetto? Ma siamo tutti dei soggetti. Noi pensiamo in relazione anche agli altri che sono presenti, ma la capacità intellettuale risiede solo in noi stessi. Siamo noi che dobbiamo creare tutto questo. E allora continuo adesso per non tediarvi con queste parole tecniche e andare avanti alla scoperta della cultura greca e il rifiuto della cultura contemporanea di allora, naturalmente. La riscoperta della cultura greca. Bene. E la nascita della tragedia si impone su due momenti della nostra esistenza su questa terra. E questi due momenti sono costituiti da un insieme di sensazioni che possono derivare dagli impulsi istintivi, e da quelli che possono essere anche il soddisfacimento di questi impulsi istintivi, che vengono definiti dionisiaci dal signor Nietzsche, grande Nietzsche. Quello che dice Ludwig Hölle, a proposito, qui il nostro amico. L'aspetto dionisiaco è quello che si contrappone all'opposto, che è l'aspetto apollineo. La tragedia greca, che è qualcosa di meraviglioso, di artistico, molto bello, si componeva a suo tempo nella tragedia classica, quella di Eschilo, Sofocle, Euripide. Non mi viene in mente Eschilo, una barzelletta di Modù che gli fa e dice: Eschilo, ma chi è che tra Eschilo? Dice: ma adesso non posso Eschilo perché non Eschile. Non esce adesso, Eschilo, cioè tiralo fuori. No, non hai capito, va bene, ok, meno male, così se non hai capito te, non hai capito. Oh. Eschilo, e stava lì con la signora e dice: ma Eschilo, ma chi è questo tragico greco? Eschilo, che Eschilo? Eschilo, ma non è quello, si tira fuori una cosa, Eschilo. Quindi la tragedia è composta da un coro. Il coro che compone, perlomeno nella tragedia di Eschilo, rappresenta l'aspetto apollineo, mentre il fare dei personaggi, nel dramma dei personaggi, c'è il dionisiaco e c'è anche quelle che sono tutte le sofferenze umane, le sofferenze, perché la sofferenza è figlia della tragedia. Sì. E la vita è figlia della sofferenza e della tragedia. Quindi Apollinio è... Allora, tutto questo si riscontra
in Eschilo, ma e poi andrà poi deteriorandosi, non avrà più valore per Nietzsche, ma secondo me anche per molti altri, eppure per me stesso, a prescindere dal fatto che non posso dimenticare l'opera d'arte che è stata scritta da Sofocle, che si chiama Antigone, la tragedia di Antigone, la quale è la sorella del famoso caduto, no, sotto le mura lì della Galleria, e chiede appunto al despota della città di dare sepoltura alle spoglie del fratello che rimane insepolto, e quindi è una cosa che non può sussistere. Quindi va avanti tutta questa grande storia. Ricordo ancora dei versi a memoria in greco, così faccio uno sfoggio, dai, stasera, siccome ho parlato in greco adesso. Prego, prego. E sono dei versi che avevo studiato quando facevo il liceo classico, no? La terza liceo, avevo 18 anni, allora Madonna, senti. E si parla di questa Antigone, il coro che risponde con queste parole: Eros anicate macan, l'amore mai sconfitto in battaglia. Eros osen che temasi pipteis, Eros, amore, che cadi sulle guance delle fanciulle e le fai diventare rosse. Bellissimo, grande Giampaolo. Il tema di pipteis. Vabbè, adesso non me la ricordo più, vabbè, devo andare avanti con questo. Quindi Sofocle sarebbe stato un altro del poeta tragico che avrebbe ridotto, secondo Nietzsche, la tragedia alla distruzione, cioè non avrebbe avuto più senso perché era troppo emotivo, era troppo sentimentale, capito? Mentre la tragedia in sé rappresenta la vita. Questo appunto quando la nascita della tragedia, la grecità e il pessimismo. Perché c'è tutto? Perché i filosofi di allora erano troppo ottimisti della scienza, no? Il positivismo. Il positivismo era quello che aveva troppa fiducia nella scienza stessa, anche se poi le cose hanno dimostrato che tutto è fatto di scienza, di high tech, di tecnologia. Ma è chiaro che questo era preventivato, insomma, non è che dovessero illudersi, ma nella vita attuale di allora bisognava adeguarsi a quella che era un modo di pensare, un modo di essere, anche come etica e morale. La morale del tempo è molto criticata dallo stesso Nietzsche. Quindi la tragedia diventa il culmine dell'arte greca. Per Nietzsche, attenzione che questo è importante, la storia della civiltà greca e della sua arte è storia della continua lotta tra questi due impulsi artistici della natura. Il momento culminante dell'arte greca è costituito dalla tragedia attica. La tragedia attica è quella della Grecia attica, no? Vi ho parlato Eschilo, Sofocle e Euripide, in cui è raggiunta una sintesi perfetta tra i due impulsi. La tragedia nasce dall'elemento dionisiaco, vi ho parlato di dionisiaco, elemento dionisiaco, del coro e della musica, ma è a tutti gli effetti un'opera d'arte completa, la tragedia. Infatti, dall'Apollinio, essa riceve l'elemento del dramma, della trama, del dialogo, in altre parole, il tentativo di rendere visibile, trasfigurata la realtà del Dio sulla scena. A questo proposito Nietzsche fa l'esempio della complessità dell'intreccio dell'Edipo re di Sofocle. E le devo citare queste cose perché lui è uno che parte da questi presupposti, anche se la Grecia antica era oltre 2000 anni indietro. Bene, sì. Ho sbagliato, ho detto che il coro rappresentava l'Apollinio, invece il coro rappresenta il dionisiaco, l'Apollinio sono i personaggi, prima ho detto così, scusatemi, sono i lapsus dovuti all'età, ma comunque... No, vai tranquillo. Al fine della tragedia greca, lo spettatore non vi assiste per diletto, né per fuggire la noia, attenzione, a differenza di quanto accade in epoca moderna. Vado al teatro, vado al cinema, capito come? Il risultato che si raggiunge con la tragedia è invece quello di uscire dalla propria individualità, di rompere il principium individuationis, quello di Schopenhauer, no?
Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, quello che ha scritto la famosa opera Il mondo come volontà e rappresentazione, ed è quello che diceva che la vita è un pendolo che oscilla tra il dolore e la noia. Ti piace? Insomma, è detto cosa vera. E rientrare nell'unità della natura. In tal modo la tragedia produce una sorta di estasi. Che bello. Con la quale il greco combatte la disperazione che si accompagna alla sua consapevolezza dell'orrore dell'esistenza. Ti piace? Sì. L'ha scritto Pucciarelli questo, ma era molto giovane allora Pucciarelli. Beh, anche adesso è giovane, non scherzo. Ma, non mi prendere per le chiappe, Non no, no, no. Per le chiappe. No, non è così. Se da un lato la tragica fine del protagonista, no? Della tragedia. Ci ricorda la crudeltà del divenire. Che cos'è il divenire? Il divenire, essere e divenire. Noi siamo qua per divenire. Per divenire quello che è che ci è stato assegnato di essere. Chi ha la capacità e la forza di usare la testa, il pensiero, può essere un genio. Noi abbiamo tutte le capacità del genio, ma le soffochiamo dentro di noi. Purtroppo perché c'è la consuetudine, la convenzione, il si fa, si dice. Hai ragione. E andiamo avanti solo perché c'è qualcuno che ha i soldi, il potere degli soldi, che paga i tecnici che pensano solo a quello e fanno le scoperte, perché dalla mattina alla sera non vanno manco a dormire. Oggi dobbiamo migliorare questo e rendere più efficiente tutto. Adesso ci sarà l'intelligenza artificiale. Così anche gli uomini, quelli che hanno l'intelligenza umana, dovranno andare dall'intelligenza artificiale, perché quello che affare che io ho qui davanti, dove mi vedete, è un'intelligenza artificiale che mi sta, a me e a molti altri, ma mi ci metto anche io, mi sta rendendo dipendente dai suoi impulsi. Tacchete, prendi un bottone, ticchete, pum, sai tutto, ti colleghi, fai. Peccato che non si può, vabbè, adesso stavo per dire una corbelleria, meglio che non la dica, ma. Allora, dove ero arrivato? Ah, sì, siamo qua. E quindi mi avete seguito finora? Attenzione che Nietzsche non è semplice da comprendere, eh? Occhio. Bene? Sì, sì. Quando si parla di, così parlò Zarathustra, quando si parla di al di là del bene e del male, ci sono tante considerazioni da mettere insieme, ma la cosa più importante, ve l'ho detta prima, ve la ripeto, il superuomo non è il Superman, hai capito? Ma è un uomo che va oltre, un uomo che riesce a realizzare dentro di sé che è un genio, perché tutti gli uomini sono potenzialmente dei geni. Molti riescono ad essere geni, ma non per qualità, perché superano loro stessi, il loro individualismo, il loro soggettivismo, lo superano e riescono a proiettarsi con le loro intuizioni, tade panta o yakizei che era un osso, tutto governa il fulmine. Che cos'è il fulmine? È il lampo dell'intuizione. Ecco, ho scoperto, Eureka diceva, quello là, famoso, altro greco anche lui. Come si chiamava? Bella domanda. Archimede. Ah. Archimede Pitagorico. Guardate Pitagora. Bravo Giampaolo, è stupendo. Guardate che Pitagora è stato uno dei più grandi filosofi della Grecia antica. E tu dici, ma no, era quello dei numeri. No, non è solo numeri. Ma scusa, ma il triangolo. Il triangolo isoscele. Sì. I teoremi Pitagorici anche. Il teorema euclideo. Ma si è ispirato a Pitagora Euclide, se no non poteva fare il teorema di Euclide, scusa, eh? Infatti ha ispirato a Pitagora sicuramente. E perché i numeri sono infiniti? È bella, vai, qui mi guarda, mi porta. Perché noi siamo una proiezione del finito nell'infinito. Stupendo. Dovreste credere alla metempsicosi,
che Pitagora così definiva, e che vuol dire la trasmigrazione delle anime. Tanto è vero che Pitagora, che era vegetariano, correva, quando arrivavano al porto i pescatori che avevano preso i pesci, correva al porto e diceva: buttate in mare i pesci, che sennò voi diventate come loro quando siete, dopo che siete morti. Ah! Cioè, ci possiamo anche reincarnare in animali e anche in pesci, anche in mosche, anche in ragni, anche in vipere. Capito come? Perché c'è qualcosa da ridire? No, io sono vegetariano, per esempio, perché amo gli animali, quindi per un fatto morale, etico. Bene. Sì. Yeah, perché so che nella natura ci sono degli elementi vegetali che sono, hanno una, ti possono dare un apporto di proteine. Va bene. E poi perché mi sento ancora abbastanza bene nonostante gli attacchi e gli acciacchi che ho. Va bene? No, ma stai bene, dai, si vede. Allora, arriviamo poi all'altro. Andiamo avanti. Quindi abbiamo parlato della nascita della tragedia, dove c'è una grande stima dell'opera di Wagner e anche di Schopenhauer. Poi si ricrederà a Nietzsche perché cambiava umore. Poi, crescendo, magari perché non era ancora trentenne allora, facendo le altre esperienze, poi si è allontanato anche dall'esaltazione dello stesso Wagner, che dava appunto la musica come arte pura, quella che può dare quella sensazione di felicità dopante, chiamiamola così, si direbbe oggi, no? Usando un termine americano. No? Americone, sì, hai detto bene, hai detto alla scimmiesca italiota maniera. Ecco. E arriviamo poi per essere... quanto abbiamo fatto? Guardate, va avanti, avanti, non penso, te lo dico io quando c'è te, va avanti che è molto bello questo dicendo, è bellissimo, vai, 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 è stupendo. Allora, poi questo non so se sarebbe il caso di dirlo, ma si parla anche dell'utilità e il danno della storia per la vita. La storia deve essere oblio, ma poi si ricrede, dice che la storia deve essere invece approfondita e studiata, perché le verità storiche stanno proprio lì. E anzi, proprio parlando della verità, vi leggerò un pezzo poi per finire sul tema del nichilismo. Sapete il nichilismo nietzscheano, no? La verità è femmina, dice lui. E poi vi leggerò, perché lui paragona la verità alle donne. E dice, l'uomo è maschio, fa tante cose per prendere una donna, insomma, per... Sapessi, guarda, quando se ne inventa! E la verità è come le donne, perché deve essere appunto come dire, corteggiata, se no non viene fuori e ti lascia la menzogna, quella che ti... Guarda, con le donne l'uomo non può mentire perché prima o poi viene scoperto. Come si configura oggi il rapporto col passato? La storia vuole accreditarsi come scienza e precisamente come scienza del divenire universale, anziché essere di incitamento o aiuto per la vita. Scusa, non ti vedo. Ecco, adesso ti vedo, sì. Va bene. Sto leggendo, scusa. Ah, scusa, beh, pardon. Ma posso ricordare tutto, sono vecchio, eh. No, lo so, ma... Oggi si ha il culto dell'oggettività, ritenendo che l'indifferenza dello storico rispetto all'oggetto trattato sia garanzia di oggettività. Lo storico deve avere l'obiettivo di esporre ciò che è avvenuto così come è avvenuto. Così interpreta la posizione Nietzsche, all'epoca assai influente, dello storico tedesco Leopold von Ranke. Lasciamo perdere questo. Ma questo è un mito sbagliato. Infatti, in primo luogo, l'indifferenza non c'entra nulla con l'oggettività. E il distacco dell'oggetto non dà alcuna garanzia della conoscibilità effettiva delle cose. In secondo luogo, l'opera dello storico vero contiene necessariamente un elemento artistico e creativo. Poi smentisce successivamente Nietzsche tutto quanto afferma qua, in questa prima parte. E qui si parla anche nelle cosiddette... del successivo lavoro, che sono
considerazioni inattuali, e queste sono importanti. Non meno polemico Nietzsche è nei confronti di Hegel, per il quale il presente costituiva il culmine della storia. Dopo Hegel si sono fatti troppi inchini alla potenza della storia, abbandonandosi all'idolatria del fatto. Questa idolatria caratterizza il dotto odierno, che è al servizio dello Stato. Contro la malattia storica, oggi non basta ricorrere ai tipi utili di storia che abbiamo visto sopra, occorre una cura più radicale, che può giungere soltanto dall'atteggiamento antistorico di tracciare un orizzonte intorno a sé. Essa deve entrare in gioco sempre, non importa se consapevolmente o no, ove si tratti di agire, perché l'azione presuppone una linea di demarcazione tra sé e il passato. No, più di così. Bello. Presuppone l'ingiustizia nei confronti sia dell'arte, sia della l'ingiustizia nei confronti del passato, quanto al sovrastorico. Ecco perché c'è un antistorico e un sovrastorico. Al sovrastorico, esso ci è offerto dalle potenze sovrastoriche, ossia dall'arte e dalla religione. L'arte, così anche la musica, e la religione stessa, che poi sconfesserà lo stesso Nietzsche. Queste infatti distolgono il nostro sguardo dal divenire, volgendolo a ciò che nell'esistenza è eterno e immutabile. E cos'è che è eterno e immutabile nell'esistenza? Eterno, immutabile, immutabile. Il pensiero? Il pensiero è mutabile, per fortuna, sì, quindi si può cambiare a volte, ma i sentimenti no. Immutabile è il nostro limite. Ah beh. Ecco la nostra tragedia. Questo è anche vero, è il nostro limite. Sì, sì. Il nostro limite eterno, che noi cerchiamo di carpire, di limitare questo limite. Limitiamo il limite attraverso cosa? Attraverso quella capacità di genio che abbiamo qui nel cervello, ma non lo facciamo quasi mai, raramente. Purtroppo hai ragione. Quanto poi ai caratteri specifici della filosofia, essa è certamente distinta dalle narrazioni mitologiche, vedi? Ma al tempo stesso, avendo un carattere intuitivo, è anche nettamente differente dalla scienza. No, devo andare più qua perché se non mi vedete. Prego. Siamo al caso del filosofo greco Talete, il primo. Egli per un verso ruppe con il mito e per primo tentò una spiegazione razionale dell'universo. Dall'altro lato la sua importanza storica risiede nell'intuizione dell'unità di ciò che è. Ma pensate le parole, l'unità di ciò che è. L'essere è il tempo di Heidegger. Il tempo è una cosa che scorre e va avanti all'infinito, all'infinito. Ma l'essere è sempre uguale a ciò che è. E si scrive con la E maiuscola, l'essere. Capito? Che non è il non essere di Parmenide. Essere o non essere, questo è il problema, come diceva quella cosa. Shakespeare. Guglielmo Crolalanza si chiamava. William Shakespeare. Ah sì, Guglielmo Crolalanza, perché l'italiano di origine, sì. Si chiama Guglielmo Crolalanza, che è diventato in inglese Shakespeare. In effetti lui... Shakespeare. Tu pensi, gli inglesi hanno come, diciamo, loro, diciamo così, fondatore del loro idioma, se vogliamo dire come da noi è stato Dante Alighieri, che poi al momento l'italiano era prima di Dante Alighieri, perché è nato a Noto, in Sicilia, l'italiano, questo va detto, quindi Shakespeare, William Shakespeare, quindi... Oco che le terre, perché le fini che le contene, parte le possette, sancti benedicti. Quindi esatto. Non è nato nella Sicilia, ma è nato dove? Nell'Abruzzo. Anche nella... Vabbè. Comunque sia, sta dicendo, ma io dico che andando, vabbè, comunque sia, dicevo prima che avanzi, dici tu, era siciliano, a quanto pare, dello stesso paese in cui è nato Pippone Baudone.
il Pippone Baudo, no? Ah, il Pippone Baudo! Diciamo di... O è già cadavere? No, c'è ancora, no. Militello, provincia di Catania, da lì deriverebbe questo crollante. Militello, bravo, sì. E da lì sarebbe nato appunto Shakespeare, che poi si chiamava in realtà Guglielmo Crollante, detto tu. E quindi quello che dice giusto, anche perché tutte le sue opere sono tutte. To be or not to be. Sì, ma le sue opere sono tutte. Better to suffer the slinged arrows of outrageous sergeant. Nella casa delle sue opere sono tutte riferite all'Italia, no? Intuizione che Talete comunicò parlando dell'acqua, l'archè di tutte le cose. Vedete? Perifisis, la natura. Perifisis, sulla natura. Fisis vuol dire natura. Come realtà ultima di tutte le cose, l'archè, il principio. Poi c'era Anassimene che parlava dell'aria. Cavolo, se non c'è l'aria come faccio a vivere? Mica scemi sti greci però. No. Rifuggivano dal mito, però dicevano, cazzo, se non c'ho l'aria, vuoi vedere che ci metto l'aria? Invece Anassimandro parlava dell'apeiron, che in greco antico vuol dire indeterminato. L'archè di tutte le cose è l'indeterminato, non sappiamo qual è. Perché oggi siamo riusciti a sapere chi è l'indeterminato, che dire? Dio. È semplice. La religione ci ha detto, guardate che Dio Padre è onnipotente. Scusatemi. E quindi noi abbiamo questo credo, questa religione, la religione. E la critica di Nietzsche si rivolge anche contro la religione. Ha scritto Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Dio è morto. Sì. Perché noi lo abbiamo ucciso. Sapete dove l'ha scritto? Ve lo dice Pucciarello? No, non ve lo dice. Dicelo per favore. E quindi niente, ma per parlare di Nietzsche c'è bisogno come minimo di un'altra ora. Adesso io per andare più avanti vi dirò qualcosa di umano, troppo umano. No, il periodo illuminista, dove poi si ravvede su quello che ha detto quando era più giovane e fa delle piccole correzioni, ma il concetto essenziale è quello di una feroce critica per tutto quello che ha tutta la storia precedente della filosofia. La filosofia che non è sociale, attenzione, occhio, non confondiamo come fa quel delinquente di Adorno. La sociologia con la filosofia è l'eccellenza del pensiero, la sociologia è un'opera opportunistica della scuola di Francoforte, punto, e del signor Comte, in francese, che non ci capiva la mazza. Per concludere, per essere brevi, perché altrimenti poi parleremo della Gaia Scienza, parleremo dell'Eterno Ritorno e del così parlò Zarathustra, ma vi voglio leggere per finire una paginetta che ci metto poco. Prego, prego. Ci metto poco, il nichilismo europeo. Queste sono le parole di Nietzsche, le leggo tutte perché dovete seguirle perfettamente. Il nichilismo europeo, quali vantaggi offriva l'ipotesi della morale cristiana? Punto interrogativo, scrive Nietzsche. Conferiva all'uomo un valore assoluto in contrasto con la sua piccolezza e casualità nella corrente del nascere e del perire. Serviva agli avvocati di Dio in quanto lasciava al mondo, nonostante il dolore e il male, il carattere della perfezione, compresa quella libertà. Il male appariva pieno di senso. Lo so, tutto quello che scrive deve essere, bisogna riflettere su tutto quello che scrive, meditare alla grande. No, vi sto raccontando di Lazio Juventus, che adesso la Lazio gli farà un bucio del culo così alla perdere. Alla Juventus che non ha mai perso. Adesso a Roma, con la mia Lazio che vola alta, come l'Aquila Olimpia, come me gli dà quattro pallini, guarda. Così almeno lui si... Vediamo che fa ragione. Ecco, va bene. Oh.
Vabbè, speriamo. Come andiamo avanti, parliamo di Nietzsche. Che il mondo, nonostante il dolore, la perfezione completava la libertà del senso. Poneva un sapere intorno ai valori assoluti per l'uomo. Il nichilismo europeo poneva un sapere intorno ai valori assoluti per l'uomo, dandogli così proprio per le cose più importanti conoscenza adeguata. Boh. Impediva all'uomo di disprezzarsi in quanto uomo, di pretendere partito contro la vita, di disperare del conoscere. Fu un mezzo di conservazione, insomma. La morale fu il grande rimedio contro il nichilismo teorico e pratico. Ma tra le forze promosse dalla morale c'era la veridicità. Questa si rivolge infine contro la morale, ne mette a nudo la teleologia, cioè a che fine? Qual è l'obiettivo di comportarsi in questo modo, di utilizzare la morale? La considerazione interessata e oggi la scoperta di questa lunga e inveterata menzogna che si dispera di scrollarci di dosso opera appunto come stimolante. Nicolismo, nichilismo, da nihil, latino, nulla. Verso il nichilismo constatiamo ora in noi l'esistenza di bisogni prodotti dalla lunga interpretazione morale, che ci appaiono come bisogni di cose non vere. D'altra parte, questi stessi bisogni sono quelli da cui sembra che dipenda il valore che ci fa sopportare la vita. Da questo antagonismo tra il non apprezzare ciò che conosciamo e il non potere più apprezzare ciò che vorremmo dare a intendere a noi stessi, risulta un processo di dissoluzione. Non è così? Certo. Guardatevi intorno, non è così? Ma sto parlando anche del mondo accademico, degli intellettuali, certo. Di coloro che si dicono onesti intellettuali, intellettualmente onesti. Ne trovate qualcuno? Neanche uno, forse uno tantum. Beh, vado un pochettino più avanti, poi concludo qua, perché sennò nella vita non c'è niente che abbia valore al di fuori del grado di potenza. Ma vi ho spiegato che cos'è la potenza. C'è una potenza che si costruisce con la ricchezza, con il patrimonio, con i soldi, con la truffa, con l'avventura, con il malaffare, ma c'è una potenza che è quella che vi ho detto prima, quella del superuomo, sì, dell'oltreuomo, quello che è capace di essere oltreuomo perché è stato un genio che ha intuito che può essere un oltre, non solo un uomo che deperisce, che muore, le cui carni vengono mangiate dai vermi o che diventa polvere. Memento homo, qui pulvis est et in pulvere reverteris. Polvere si nasce, di polvere si finisce, insomma. Dato appunto che la vita altro non è che volontà di potenza. Grado di potenza, ma è volontà di potenza. Cosa vuol dire volontà di potenza? La morale ha preservato dal nichilismo i falliti, conferendo a tutti un valore infinito, un valore metafisico, e inserendo tutti in un ordinamento che non concorda con quello della potenza e gerarchia terrena. Ha insegnato la devozione, l'umiltà, eccetera. Una volta che perisse la fede in questa morale, i falliti perderebbero la loro consolazione e perirebbero. Avete capito? Non dobbiamo solo aggrapparci a quella che è la fede, ma che anche se, vedi, in questo avrei da criticare Nietzsche, perché la fede non è quella che si oppone alla ragione, alla logica, perché è la logica stessa che ti dà la fede.
La ragione ti dà la fede. Avete capito? La ragione ti dà la fede. La logica ti dà la fede. Non possiamo essere tanto cretini da dire la fede. Ma la fede, ma chi, siamo, chi l'ha detto? Che l'ha detto, ma chi l'ha detto? Ma è la fede. Io arrivo alla fede per logica, come molti altri come me, che sono magari più intelligenti di me o più stupidi di me. Però la logica ti dà la fede. Non sono due opposizioni. Il valore di una tale crisi sta nel purificare, nel concentrare gli elementi affini, facendoli rovinare l'uno a causa dell'altro, nell'assegnare a uomini di opposte mentalità compiti comuni, portando alla luce anche i più deboli e insicuri, dando così la spinta alla formazione dal punto di vista della salute di una gerarchia delle forze, riconoscendo chi comanda come chi comanda e chi obbedisce come chi obbedisce, naturalmente in disparte da tutte le vigenti istituzioni sociali. Questo è Nietzsche. Con questo ho finito. Quali uomini si riveleranno allora i più forti? I più moderati, quelli che non hanno bisogno di principi di fede estremi, quelli che non solo ammettono, ma anche amano una buona parte di caso, di assurdità, quelli che sanno pensare riguardo all'uomo con una notevole riduzione del suo valore, senza diventare perciò piccoli e deboli. I più ricchi di salute, quelli che sono all'altezza della maggior parte delle disgrazie e quindi non hanno tanta paura delle disgrazie. Gli uomini che sono sicuri della loro potenza e che rappresentano con consapevole orgoglio la forza raggiunta dall'uomo. Come penserebbe un tale uomo all'eterno ritorno? Punto interrogativo. Bello. Come penserebbe un tale uomo all'eterno ritorno? Da Frammenti postumi 1885-1887. Grande. Nietzsche. Gianpaolo, scusami, ti devo fare una dedica. Qui c'è un nostro amico che ha scritto una cosa, a mio avviso, ma questa è per te, la devo leggere. Un attimino che la troviamo subito. Ecco qui. Ecco, allora, praticamente questo che dice questo amico, si fa chiamare con uno pseudonimo strano. Allora, dov'è che è? Ecco, si fa chiamare Jojo, scusami, è scritta cosa così bella, ma ti consiglierei di cambiare questo nickname, che è un po' equivoco, insomma, fare un nickname un po', no? Oppure il tuo nome e cognome, che è meglio. Dice il nostro amico che si fa chiamare Jojo, dice: questa sera Pucciarelli, filosofo, rende ancora più bello il contenuto di significato della vita e quindi dell'uomo, cioè, tra parentesi, ritorno all'essere umano. Beh, dedica che io condivido in pieno, caro Jean Paul, perché hai fatto una ventura. Lo ringrazio, infinitamente. E quindi io voglio anche ringraziare Ludwig Hüllen per quello che ha detto, ha scritto anche lui delle cose, dove si dice anche che Sant'Agostino arrivò alla religione attraverso il ragionamento filosofico, la fede, insomma, attraverso il ragionamento filosofico. Parliamo di Sant'Agostino, che insomma, beh, tu sei meglio di me, quindi non oso parlare, insomma, tu sei meglio di me, voglio dire. Anzi, ti vorrei consigliare una cosa. Allora, vedremo anteprima i nostri amici. Così dico anch'io, è stato attaccato il mio canale, no? Perché altrimenti viene a casa vostra il lupo cattivo senza cappuccetto rosso, o se vogliamo dire senza la baby doll di riserva, e vi sbrana. Dovrebbe essere chiari. Quindi, perché? Perché, caro Jean Paul, io ti annuncio che faremo un bel video sul caso Rudolf S. Bene. Ti invierò un documento. Voglio andare anche sulla scuola di Francoforte. No, ma scritto qua, ti manderò un video. Sulla la personalità autoritaria, è tutta da commentare.
vi voglio certo. leggere un nuovo testo, però questi amici che nei prossimi giorni faremo un video definitivo su questo caso, perché qualcuno all'estero ha tolto un documento video che me l'ha mandato e io te lo mando, così tu sai cosa fare. Tutto qui. Intanto io non ho che da ringraziarti per questa bella puntata, veramente piena di sostanza. Dai, siamo buono, dai. Devo dire, cosa bella, sono convinto che ho fatto contento anche altre persone a casa che ci seguono, quindi veramente bello. Io ti ringrazio perché per me è stata una lezione, come andare un'aula universitaria e assistire un docente. Vabbè, non esageriamo, dai. No, detto le cose, veramente bello. Io voglio ringraziarti. Deve essere studiato, deve essere approfondito. Certo. Io, perché la filosofia è l'altezza. Sì, mi hai fatto appassionare. Capito? Quella che sta EP. Sta guarda, su. Persino il nostro amico Marcus Henry de Graia condivide ciò che ti dico, è uno che se ne intende anche lui, quindi non sto parlando a caso, come vedi. E pertanto ti faccio un caro saluto, grandissimo. Aspetta, mi voglio leggere due righe sempre di Nietzsche. Vabbè, chiudiamo qui allora. Prego. Al di là del bene e del male, dalla prefazione, scrive Nietzsche, Federico Nietzsche, posto che la verità sia donna, ma allora non sarebbe giustificato il sospetto che tutti i filosofi, in quanto furono dogmatici, si intendessero male delle donne? Che l'orribile serietà, la goffa petulanza con cui essi, gli uomini, sono stati soliti finora accostarsi alla verità, siano stati mezzi maldestri e inopportuni per guadagnarsi appunto i favori di una donna? Punto interrogativo. Siccome la verità è donna, sì. Allora hanno fatto tanti di quella, è diventato goffo l'uomo, no? Per fatto di questa camera, e non si è guadagnato i favori di una donna. E cosa bisogna fare allora per al di là del bene e del male, È bella questa. Eccolo qua, guarda, scritto. Ecco. Grande Giulio. Lasciamo la prefazione. Comunque è vero, la verità è donna, l'uomo tende a fare il furbino. Ma è l'uomo che cerca di raggirare la verità che è donna, perché vuole la donna, ma vuole che la donna diventi simile alla menzogna, hai capito? E poi così se la becca e s'accoccia. Buona questa! Grazie a Ludwig e anche a Luca Ponzi che dice vive la filosofia perché non c'è niente di più bello, perché l'amore per la sapienza è ciò che rende l'uomo capace di intendere e capire il mondo. Giusto Luca, sono d'accordo. Ecco qua, negativismo giuridico, Italo Mancini, poi ne parleremo. Comunque, intanto preparati per... È stato mio professore nel 74, 1974, all'Università di Urbino. Benissimo. Italo Mancini, leggetelo, è difficile trovarlo, comunque... Stai in linea che adesso ho avuto gli amici da casa, stai andato in linea che ho una comunicazione da farti importante, appunto in merito a quello che ho detto prima, e quindi amici così state qui legati a me, anche voi, inutile che state sugli altri canali, vi dicono, vi minacciano di star lì e poi voi ci state. Allora a questo punto vi minaccio anch'io, non si parla più, che devo fare. Il modello di filosofia politica. Mettiamo dentro, stai lì per favore, stai lì che poi li mettiamo dentro, per cortesia, anche un di Nietzsche che hai, allora stai lì. Adesso chiudiamo qui per cortesia, perché le tamp va, il va, e nous doit aller aussi, no? E quindi nous devons aller aussi, quindi devo anche noi andare. Quindi, allora, saluto tutti gli amici a casa, e qui c'è qualcuno che ci sostiene, fa tipo per la Lazio, qui c'è sempre Ludwig Hülle, il grande Ludwig, bravo anche Ludwig. Allora, ma è bravo anche un'altra che a casa che adesso ci vede, ma non si può, ma anche lei è molto brava. Io adesso dico Ludwig, ma devo dire un altro nome, non posso dirlo, ma è bravissima anche lei. Bene, allora ci sentiamo. Scusa, volevo aggiungere questa, se vogliamo concludere il discorso, devo riparlare di Nietzsche. Sì, certo, poi dopo facciamo altra puntata. Un'anticipazione molto frettolosa, insomma. Ecco. No, dobbiamo fare un'altra puntata. Ho cercato di inquadrare bene la figura. Preparati bene. In settimana ne facciamo un altro due o tre puntate su questo tema che è molto, molto bello.
Allora, intanto finisco qui, vi saluto a tutti voi a casa, grazie per la vostra attenzione e buonasera.